non conoscerà l'amore, chi fa del proprio sogno una prigione e non butta giù le barriere per aprire un varco tra sogno e realtà, lasciandoli mescolare vicendevolmente. Non conoscerà l'amore, chi fa delle proprie emozioni una bara in cui rinchiudere il suo cuore, chi non fa dei propri desideri una forza che cancella il rossore delle guance. Non conoscerà l'amore, chi fa della paura un Dio e non fa saltare in aria le sue paranoie e le sue ansie, chi non capisce che il coraggio non è un carattere, ma una scelta che può fare. Non conoscerà l'amore, chi coinvolge il proprio corpo, buttando fuori gioco il suo cuore, e chi coinvolge il suo cuore, buttando fuori gioco il proprio corpo. Non conoscerà l'amore, chi lo attende alla soglia di una porta chiusa, chi si affida a un destino inesistente, senza capire che il destino è la scusa dei deboli, e senza comprendere che il destino è figlio dei nostri atti. Non conoscerà l'amore, chi lo consuma da solo, nel freddo silenzio, come una candela, chi consulta gli altri ignorando il proprio cuore. Non conoscerà l'amore, chi fugge dai propri pensieri o dalle proprie passioni, senza affrontarli pur essendo deboli, chi ha paura di essere sincero con se stesso e col mondo, chi soffoca i propri sentimenti per vergogna e paura, per timidezza, o pensando forse d'essere saggio. Chi viaggia, chi beve, chi fuma, chi scrive, chi legge, per vizio o abitudine e non per passione. Non conoscerà l'amore. Chi cerca altre ragioni di vita al di fuori di esso, credendo che l'amore sia un capriccio e non una ragione di vita. Non c'è più l'asse temporale, c'è una sequenza di immagini. È un dato di fatto, forse tutti sappiamo che l'amore comunque è veramente il motore che muove tutta la vita. No? Dante dice, muove il cielo, le stelle, no, il cielo e il sole e le altre stelle, se mi ricordo bene. Ed è veramente, credo sia questo, cioè, tutta la vita costruito su questo sentimento. Se manca, se manca non si può veramente vivere profondamente. C'è questa sequenza di immagini a questo punto, vista dal finestrino di un treno. Si dice che quando una persona muore scorre davanti a tutta la propria vita. Scorrono queste immagini che sono frammenti di vita, vita degli altri, esattamente come la tua, che scorre davanti ai loro occhi in un treno qualsiasi. Questa poesia, questa idea.
È anche molto interessante collegarla, come dicevi, alla morte, che non è, forse non è lontana, cioè, l'idea, perché si dice che io non so personalmente, non sono mai morto, quindi non so veramente se a un certo punto cominciamo a vedere tutte le immagini, però si racconta, si dice sempre che è così. Una cosa che ci tengo anche a dirle è che a me personalmente credo che ognuno possa dare una interpretazione alle poesie, nel senso che una volta scritta la poesia, pubblicata, non è più tua, o almeno non è più non è sei tu a decidere a dire questo vuol dire così e questo vuol dire un'altra cosa. Assolutamente. Parlando sempre con amici oppure con un critico che ha scritto un articolo sul libro, io ho scoperto delle cose che lui aveva letto a livello critico senza che io avessi l'intenzione di pensarle così, ma lui non era nel torto, nel senso che io, in quanto una persona, quando scrivo, esprimo qualcosa, però c'è tutto, come dire, una mia esistenza che tiro fuori, che è legata alla mia epoca, all'ambiente in cui vivo, alla cultura in cui vivo, alle mie culture d'origine, e tutto questo viene fuori in qualche maniera. Per me è, cioè io potrei essere anche inconsapevole di tutto quanto, per cui per dire che la lettura di un testo, di una poesia, può essere vista anche in diversi modi, ognuno la recepisce come crede, come vuole, a modo suo, e la può interpretare come la, se la sente, insomma, come la percepisce. Per cui questa è per me almeno il mio pensiero, quindi è un'opinione su, non so, una decina di opinioni, che ognuno può avere la sua, nata appunto da questa esperienza. Ed è, mi ha colpito questa idea dell'essere, guardare da un quadrato, da una finestra, e vedere gli altri, o quelli che vediamo fuori, che stanno vivendo, che è, cioè, questo è loro, è un pezzo di vita. Ci sono le diverse immagini che noi in un treno, che poi questo può essere il treno della vita, no? Il famoso treno della vita, ma può essere anche un vero treno in cui tu sei seduto e vedi questi pezzi di immagini. Cioè, quando io, una cosa che mi fa rabbrividire, quando tipo vedo uno, una persona seduta a una panchina, e sta lì ad aspettare, cioè, se ci pensi, puoi tessere intorno migliaia di storie, non sai cosa c'è, cosa sta aspettando, cosa pensa, cosa eccetera, no? E secondo me è molto importante anche perché proprio ieri ero a Torino, stavo in una piazza, così camminavo da solo, e non so perché ho pensato all'idea di esilio, cioè essendo un po' fuori Bologna, qua a Torino, e mi sentivo un po' strano, no? Come se fossi straniero lì. Però poi, insomma, mille pensieri, eccetera, e guardo tutta questa gente, e mi è tornata in mente sempre questa idea dei frammenti di vita di questi, un bambino che corre, un vecchio che sta facendo una passeggiata, dei giovani che sorridono, scherzano, eccetera, e è veramente molto. Poi mi sono rilassato molto, mi sono sentito una parte di questa realtà umana, no? Cioè, sono pezzi di vita, e c'è anche il mio che è un pezzo di vita.
Diciamo che la vede da questo punto di vista. Io ci provo molto importante l'immagine del treno, anche se forse non è originale per sé, ma in questo caso è una serie di immagini che scorrono, ma nello stesso tempo noi siamo fermi, perché il moto è relativo, se noi prendiamo un treno come punto di riferimento, sono le immagini che scorrono fuori e noi siamo fermi, non c'è niente, perché fuori vedono due cose. Non è un asse temporale della madre, è un asse dove queste immagini ci parlano, ci coinvolgono e ci fanno scoprire quella che è la nostra realtà, l'uomo che è una panchina, chissà chi è. Però noi possiamo farlo diventare quello che vogliamo. Potremmo essere anche noi, magari noi stiamo su una panchina e un altro persona da tre anni ci parla. E c'è un altro tuo modo di affrontare la questione, dice, le passioni hanno un tempo, se non le continui le perdi il tempo. C'è questo perdere, ne abbiamo parlato prima, che mi lascia un po' confuso. In arabo non si dice di salto, io perdo qualcosa. È stata persa. Sì, o almeno ci sono due modi per dire, nel senso che si può dire è stata persa e si può dire anche ho perso, però spesso si dice è stata persa. Invece qua no, c'è proprio perdi, no? Anche questa è una riflessione in cui, perché una delle nostre nature in quanto umani, no? Vediamo qualcosa che ci piace, lo vogliamo fare, iniziamo, magari abbiamo a metà, poi abbandoniamo e poi scegliere un'altra cosa, eccetera. E secondo me questa è una perdita di tempo e perdita anche della passione. Cioè se ne sei capace, io credo che ci sono molte passioni di cui ne siamo capaci, bisogna solo applicarsi, insomma, saper resistere, avere pazienza e continuare, e si può fare. Io credo profondamente che l'uomo possa fare quasi tutte le cose che vuole. Non, ovviamente non comprare una villa sul mare, non intendo questo. Nel senso che se vuole fare qualcosa che una passione che vuole coltivare, può resistere e fare, non so, imparare a coltivare. E questa passione come riesce? La passione è intesa qua come, diciamo, può essere dal mio punto di vista, sempre dal mio punto di vista, può essere qualsiasi cosa, nel senso anche, sì, anche l'amore, può essere anche semplicemente una passione per la scrittura, per la pittura, per esempio, no? E c'è questa anche forma, o diciamo il tema del tempo, no? Che il tempo, noi diciamo sempre, ok, ci rifacciamo, oppure facciamo un'altra volta, no? Qualcosa che può essere banalissimo, no? Diciamo, possiamo rifare un'altra volta. Ma in realtà si può anche rifare, però questa altra volta non è mai altra volta, non è mai una, tu hai già perso quella volta lì, non si ripete. Quindi, le passioni hanno un tempo, se non le continui le perdi, perdi il tempo. Le continui con l'odio o con l'amore, ma le continui perché sono passioni. No, ma li coltivi sicuramente con la passione, con l'amore, quindi con... La passione non può finire nel pulsante che è venuto prima del tempo assoluto con Dio, sostituendo per lui, che pensi sia sempre. Ah, questa non è passione, questo riferimento a un'altra poesia in cui
la macchina nera, no? Una lunga poesia in cui c'è uno che si fa esplodere, no? Sono due innamorati, un venditore ambulante, e c'è questo che viene con la macchina e si fa esplodere. In un passo dicevo che non odia nessuno, questo soltanto ama se stesso più di ogni altra cosa, perché non so, è una delle cose che su cui riflettere, no? Su questi che vanno a farsi saltare in aria o a far esplodere, eccetera, e uccidono molte persone, no? E sono delle persone un po' come quelli che la poesia precedente del treno, no? Vediamo pezzi di vita e senza conoscerli, cioè senza conoscerli, se noi non ci riflettiamo un attimo a quelle persone che vediamo fuori dal finestrino, se non ci pensiamo, sembrano tipo a noi, cioè, siamo indifferenti, non sono quasi nessuno per noi. Se poi ci pensiamo e applichiamo una cosa che in una poesia inedita, una frase in cui dico l'altro è un io in terza persona, cioè l'altro sono io in terza persona, cioè c'è uno scambio è questa connessione umana, cioè posso semplicemente proiettarmi per capire questa persona cos'è, magari sta fumando una sigaretta o sta guardando qualcosa e posso capire umanamente cosa sta facendo, se sta sotto la pioggia, posso capire che si sta bagnando, eccetera, no? Però se non ci penso è indifferente per me. Quindi questo uomo che viene in macchina, no? E guarda, ci sono questi intorno a sé, intorno a lui, è indifferente. Io credo, appunto, come diceva la poesia, o almeno credo così, che lui non odia nessuno, perché non li conosce nemmeno. E quindi l'unica spiegazione sarebbe amare se stesso più di ogni altra cosa. Quindi questa è una passione magari che ha coltivato, ma è una passione malata. Perché la vita non è una forza comune in questo tipo di scherzi. No, non è una forza comune. Il silenzio è come di morte. Sì. Questa è una visione, in una poesia, la capacità. Sono delle 53. È una poesia che è un po' è abbastanza strana, anche ora quando la leggo un po' rimango. La posso leggere per dare un po' di idea, insomma. Scese la notte. Entrava il suo profumo dalla finestra, mentre il silenzio recitava preghiere silenti nelle mie orecchie. Il silenzio e l'ombra dei morti. La quiete si distese lungo i marciapiedi, coperta dall'oscurità. Nulla vi era se non i fantasmi del non qua, nascosti negli angoli della notte, si affacciavano dalla bocca spalancata dell'oscurità, lambivano la faccia della quiete. E mi raccomitolavo nella mia solitudine, speravo mi proteggesse,
si rivelava un abisso. Ci cadevo fino in fondo, tintinnavo da solo, e nella mia testa tintinnava la paura. Nel mio petto si svegliavano corpi, battevano forte con le ali sulle mie costole. Mi arrotolavo nel letto, lottavo col sonno per dormire, ma come si può avere pace mediante la guerra? Il sonno graffiava le mie palpebre, scorgevo i fantasmi della notte negli occhi di un gatto nero, spalancavo gli occhi, li riempiva il buio. Io credo sia molto ancora oggi molto goiano, ecco, non so se si dice, sa molto di goiano. Un po' una riflessione strana in cui a volte mi invadono queste immagini, come credo, come ognuno di noi, un essere umano. E questo silenzio che si fa, l'ombra dei morti, cioè è come se esistessero i morti, no? Cioè sicuramente da qualche parte esistono, e siccome non li abbiamo mai sentiti, visti, non ne abbiamo parlato, quindi credo che il silenzio è la loro ombra. Talmota le dino dietro che abbiamo i morti che parlano. Facciamo parlare un po' anche il nostro pubblico. Sì, volentieri, sì. Stanno tornando. Beh, io avrei una domanda sulla scelta della lingua, no? Perché ovviamente di linguaggio pubblico italiano, quindi in italiano, però forse è possibile che, visto che nascono da un dolore così profondo, dalla morte, è più facile descrivere e fare questa poesia in una lingua che non è proprio la madrelingua, perché permette comunque un principio di distacco, di distanza rispetto all'espressione della madrelingua. Forse era solo la mia idea, che poteva essere più facile fare cose così.